Buongiorno, sapete che quando mi sveglio non riesco a fare l'intro, quindi aspettate per l'intro. Intanto vi spiego, mi sono appena svegliata. Si vede, vero? Si vede e si sente dalla voce terribile che ho, ma va bene. E anche dalle occhiaie. Sorry. Dicevo, mi sono svegliata e ho pensato, oggi voglio registrare un 24 ore dove mangio. Perché ho voglia di mangiare cose schifose. E siccome dall'ultimo video che ho fatto, se non l'avete visto, ve lo lascio qui. E in descrizione nel primo commento, mi raccomando, andatela a vedere perché, ragazzi, vi ammazzate dalle risate. Giampaolo mi ha fatto uno scherzo, anche più di uno in realtà, ho notato poi editando il video, quindi andatelo a vedere perché è davvero troppo divertente. Insomma, che cos'era? Ah! Dammi un... No, dai! Ma come la sto facendo a pregare? Dicevo, mi sono rimaste un sacco di patatine, quindi ho deciso di mangiare patatine per 24 ore. Non fa bene, quindi non fatelo voi a casa, ok? Mamma mia, che voce terribile. Comunque, non fatelo, mi raccomando. Io lo faccio per il bene della scienza. E del mio stomaco non tanto. Vabbè, non so cosa succederà alla fine di questa giornata mangiando solo patatine, però va bene. Inizierò con la colazione. Sono le 10:20. Se riesco faccio la merenda, se non riesco fa niente. Colazione, pranzo e cena sicure. Il pomeriggio sicuramente anche la merenda ci metterò di mezzo. Vi faccio vedere tutte le patatine che ho prima. Tutte quante. Io sono Cinzia ed eccoci qua con le nostre patatine buonissime. Non nostre, anzi mie, perché le mangerò tutte io. Abbiamo tanti tipi di patatine, in realtà forse sono un po' troppe. Ah, ci sono anche queste, non so se le vedete. Sono tutte aperte perché ho fatto ultimamente un video che vi ho già detto e quindi ci servivano per quelle. Tranne queste ce le avevo conservate. Dobbiamo finirle queste patatine in qualche modo, no? Quindi oggi mi abbufferò di patatine. Penso sia il sogno di ogni persona. Comunque, io direi di iniziare dalla colazione. Queste sono chips in pacchetti, vedete? Iniziamo dalla colazione con queste. Io ho preso una tazza perché, essendo colazione, giustamente dobbiamo fare colazione con la tazza, un cucchiaio tipo cereali, senza latte. Non vorrei esagerare. Quindi prendiamo le patatine. Gente, non riesco ad aprire le patatine. Ce l'ho fatta comunque. Ok, patatine. Bellissimo, ragazzi, troppo bello. E le mangerò proprio così. Togliamo tutte queste patatine e dedichiamoci alla colazione. Buon appetito. Devo dire che io adoro il salato, quindi fare colazione con le patatine non mi dispiace. Certo, non sono le 9 o 8 di mattina, sono le 10 e mezza, quindi ci può stare. Direi che faccio anche, pulisco la lente e faccio una storia su Instagram per mettervi un po' di curiosità, tipo un boomerang ci sta, e io che giro le patatine. Ah, boomerang pronti. Ah, breakfast. Sto per finire. Ultimo cucchiaio. Direi che questa colazione è stata apprezzata. Spero di non arrivare a fine giornata e dire tipo basta. Voglio mangiare patatine per sempre. No, sempre no, magari per una settimana. Comunque, ci vediamo. Dato che sono le 11, probabilmente non mi verrà fame. Quindi ci vediamo per il pranzo. Eccomi pronta per il pranzo. Guardate cosa ho preparato. Tra virgolette. Ho due tipi di patatine. Le Pringles alla paprika. E le contadine. Ho preso la forchetta perché col cucchiaio mi sarebbe venuto difficile e giustamente si mangia così a pranzo. Non è che possiamo mangiare sempre con le mani le patatine. Quindi,
Buon appetito. Mi voglio mettere comoda e sì, non ho fatto il letto ancora. Buon pranzo. Viene bene così. E non mi sporco neanche le dita. Ma non vedete? Niente. Volevo metterla. Niente. Voglio metterla. Ho congelato. Oh, sì, sì. Però a me le patatine piace mangiarle mentre guardo qualcosa. Così mi sembra proprio forzata come cosa. Tipo, devo mangiarle per forza. Ah, comunque sono in camera mia perché in cucina c'è confusione. Ci sono i miei che mangiano e quindi sono venuta qui. Mi guardo un episodio di Ranma. La plula. Oh, possiedi qualcosa di molto raro. Ultime due patatine. Ho finito tutto. E quindi le mangio insieme con le mani pure. Ah. Ok, devo dire che mi sono abbastanza saziata. Non riuscivo a mangiare neanche le ultime patatine. Mi sta bruciando tutta la bocca. Devo bere perché c'è la paprika e quindi un po' brucicchia. Sono le due. Vedremo quando fare merenda adesso, non lo so. E adesso vado a bere perché brucia la bocca. Ciao ragazzi, sono uscita! È l'ora della merenda. Vuoi fare merenda con me? No. Dai, ci sono le Fonzies. Ah, ecco. Sono quelle originali. Sono quelle originali. Ma me le sta rubando. Come si mangiano le Fonzies? Come si mangiano? Ma scusa, è la mia merenda. Prova anch'io. Ma la mia bocca è piccolina, sono entrate due patatine. È un po' nauseata, però le Fonzies sono buonissime, non riesco a smettere di mangiare. Ragazzuoli, ho finito di fare merenda in macchina, bellissimo questa merenda in macchina. Voglio andare al supermercato a comprare un altro pacco di patatine per stasera. Va bene, grazie. Ma che succede? Stai volando? Si vola! Saluta. Ma che faccia è? Sei una scimmia! Tu ci sei scimmia. Io sono una scimmietta. Saluta. Ciao. Ciao. Rieccomi per la cena. Sì, altra location ancora. Sono a casa di Giampaolo. Stasera si cena qui. E dato che non voglio riprendere mentre loro stanno cenando, ho deciso di cenare un po' prima di loro. Quindi sono le 7:30. Sto cenando come i vecchietti. Ma vabbè, fa niente. Sono andata al supermercato e ho preso queste gli anellini al gusto pizza. Quindi stasera si mangia pizza. Bellissimo. Ho qui piatto e forchetta. Sì, si impizzano alla, perfezione. Non ho così tanta voglia di mangiare patatine, ma vabbè, questo mi tocca, quindi mettiamo le patatine. Guardate che carino! Un piatto di pasta alla pizza sembra. Si vede? Buona cena! Cinzia pensa che sia una pizza, pensa che sia una pizza. È un po' croccante questa pizza. Ma guardate come si impizzano! Meraviglioso! Però sinceramente mi sta piacendo mangiare le patatine così. Sembrano degli occhiali questi. Ok, ho messo gli occhiali. Sono un po' scemotta. Fatemi sapere nel frattempo giù nei commenti quali altri tipi di video vorrete vedere di questo genere. Mi avete anche consigliato di mangiare per 24 ore caramelle. Ma ragazzi, cioè caramelle per 24 ore. Cioè già le patatine mi stanno pesando tantissime, sono salate, cambio di gusto. Ma le caramelle, tipo marshmallow a colazione. E poi per pranzo che si mangia salato. Ma chi è che suona? Suonano. Molto insistenti pure. Ho acceso il ventilatore perché sto sentendo caldissimo.
Ragazzi, ultima patatina. Basta, basta patatine, non ne voglio vedere più. Via, basta, non ne voglio vedere più. È stato un po' come la frutta, 24 ore frutta, però quello diciamo che era un po' più leggero come video. Domani sarò ingrassata tipo 2 kg con questo video. Tristezza. Ma comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io adesso vado a guardare un film probabilmente. Fatemi sapere giù nei commenti se volete qualche altro video del genere, con qualche altro cibo. Io sento caldissimo. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere un pollice in su e condividere questo video con tutti gli amanti delle patatine. A voi piacciono le patatine? Ditemi giù il gusto di patatine che vi piacciono di più. Noi ci vediamo al prossimo video. Spero vi sia piaciuto questo. Un bacione. Vivi tantissimo. Ciao ragazzi. Iscriviti al canale. L'ho visto che non ti sei iscritto. Iscriviti. Ciao.